Questo 2018 è un anno di festeggiamenti per Mura Elettroniche, che già per SPS Italia aveva offerto ai visitatori una torta d'eccezione realizzata dal re del cioccolato Ernst Knamm. Ma davanti a un traguardo così importante, quello dei 25 anni di attività in Italia, non poteva mancare un party vero e proprio, che si è tenuto infatti a metà luglio nella splendida cornice del Castello degli Angeli, in provincia di Bergamo. Momento conviviale, come a sottolineare la vision aziendale fondata sulla connectivity, la connessione non solo nei prodotti, ma anche e soprattutto nell'approccio al cliente. Come ha infatti sottolineato Marco Capaccioli, General Manager di Mura Elettronica Italia, all'apertura dei festeggiamenti, in un mondo sempre più competitivo come l'attuale non basta offrire prodotti di qualità, a fare la differenza è la capacità di farsi partner a valore aggiunto, risolvendo i problemi del cliente anticipandone le esigenze. Ed è questo che Mura Elettronica punta a fare, valorizzando le competenze e capacità delle proprie risorse interne, per arrivare a superare la soglia dei 25 milioni di fatturato entro il 2020. Progetti per il futuro? Entro il 2018 il completamento della rete di distributori pro partner, della quale fa ora parte il gruppo Megawatt, in base a un accordo stipulato nel novembre scorso per il Centro Sud Italia. Poi investire in formazione per ampliare le competenze tecniche dei collaboratori, creare due centri di competenza sul tema Industry 4.0, ampliare l'offerta della Mura Academy, aprendone i corsi anche a soggetti esterni. Infine, digital marketing e cambio di sede. Nel 2020 l'azienda si trasferirà in un edificio più grande, sempre restando all'interno dell'Energy Park di Vimercate dove si trova attualmente, applicando poi ai dipendenti le logiche del lavoro smart per incentivare i propri talenti interni. Obiettivo è raddoppiare il fatturato entro il 2025.